La vittoria è innanzitutto un'emozione. Ed è per quello che è così difficile raccontarla, spiegarla. Perché è un'emozione totale, che ci coinvolge completamente. È più facile farla vedere, è più facile viverla. L'emozione che proviamo in una vittoria è un'emozione primaria. È come innamorarsi, è come la dolcezza di fronte a un bambino. È come quando le donne piangono al cinema. È come i guerrieri prima di una battaglia. Provare una vittoria è così importante, così speciale, così straordinario proprio perché dietro alla vittoria c'è la sconfitta. Perché non è possibile vincere sempre, ma la soddisfazione del raggiungere un traguardo, di avercela fatta, è qualcosa di particolare. A volte perfino ci chiediamo che cosa è più bello. È più bello raggiungere la vittoria o cercarla? Perché una volta che l'abbiamo raggiunta è così effimera, passa così presto, ci sentiamo così svuotati dopo che l'abbiamo raggiunta, che sembra che abbiamo perso qualcosa. Sembra quasi che era più bello intanto che la cercavamo, fino al momento in cui vinciamo. E dopodiché è il vuoto. E allora, a chi le piace lo sport cerca una nuova vittoria, si mette alla prova di nuovo, ricomincia da capo, perché in caso contrario, se invece si vuole godere solo quella sensazione di benessere che dà la vittoria, sicuramente ci sarà un altro vincitore domani. Molte volte dicevo ai miei giocatori, è come andare alla montagna russa. C'è della gente che va alla montagna russa e paga, ma non è che sempre si sente bene, anzi, quando scende molto velocemente la sensazione non è bella. Eppure si vuole quell'emozione. Si vuole perché è qualcosa di straordinario, perché dopo il momento brutto viene un momento bello e comunque si vuole riprovare. Ecco, fare agonismo, confrontarsi con gli altri, confrontarsi con i propri limiti o con le difficoltà, non è sempre bello. Ci sono momenti brutti, lo stomaco si chiude come nella montagna russa, eppure noi vogliamo viverlo. Il grande campione oggi diventa un personaggio pubblico e come personaggio molte volte non è più se stesso. Ormai succede, e mi è successo anche a me, che il personaggio ha vita propria. Ci siamo noi e c'è il nostro personaggio. E il nostro personaggio ormai lo gestiscono gli altri. Se fanno un'idea su di noi, lo presentano come vogliono loro e noi cerchiamo, lottiamo per cercare di dire alla gente che noi siamo noi, che non siamo come il nostro personaggio, è inutile. È inutile perché siamo diventati personaggi pubblici, siamo diventati protagonisti dei media e quindi tra noi e la gente, tra la nostra immagine e noi, a volte c'è un abisso. 50 anni fa, quando non c'era la televisione, vincere era molto importante per la soddisfazione personale, per l'ambiente sportivo, per la squadra o per il giornalismo specializzato. Ma le conseguenze non erano le stesse. Non erano le stesse perché lo sport non era il più grande spettacolo dell'epoca moderna, non c'erano i grandi mezzi di informazione, non c'era il fenomeno della mitificazione di personaggi sportivi.